so se ora è marzo, gennaio è passato, quindi ce l'ho alle spalle e in senso orario, quindi ora allora perché lei inizia il 20 agosto lontano, i mesi invernali sono davanti a lei. E poi sì, si prosegue in senso orario, quindi luglio è alle sue spalle. Però posso girarmi, cioè io posso girare nel cerchio, quindi se mi dici agosto, io mi giro, do le spalle a gennaio. Cioè, come se fosse al centro del quadrante di un orologio, anziché le ore ci sono i nomi esatto, dei mesi. Più o meno, sì. E quindi se mi, cioè, se mi dicono, vabbè, ma ad agosto cosa fai? Mi giro, vedo luglio, agosto, settembre, mi avvicino, vedo solo agosto. Cioè, hai fatto in questo agosto momento? E poi cosa c'entra con cosa fai però? Tanto so, si avvicina, tanto si avvicina. Esatto, cioè magari mi dicono, so, quando è che hai le ferie, quando piccoli. Quindi ti avvicini e guardi le ferie che hai segnato. Perché in agosto c'è il nome in alto con tutti i giorni, come fosse un calendario, dice questi giorni qua. No, sì, ma non è detto, non ci aveva detto che segnava su questi calendari immaginari anche le date e gli impegni. No, abbi pazienza. No, vabbè, non è che li segno. Agosto, so che in mezzo c'è il 15, quindi è un puntino rosso. Allora adesso stai dove sei? Su che mese sei in questo momento? Cosa stai guardando? Io stavo guardando agosto. Perché... certo. Allora girati un attimo, torna indietro di poco e vai su giugno. Ok. C'è roba? A giugno, no, per ora non c'è roba, c'è solo un ponte all'inizio, quindi lo vedo verdino, certo, il ponte, vabbè. E in fondo, vabbè, ho un giorno che devo fare una cosa, è blu. Ti segni il 20 il mio compleanno? Perfetto. Okay. Cosa metti, un puntino rosso? Rosa, compleanno. Ah, giusto, no, perché pine rosa. Pine rosa. Esatto. Okay. Quali sono i colori degli impegni? Ma di solito sono, tipo, i ponti belli sono verdi. Certo. Gli impegni in generale sono blu, okay. E le festività sono rosse. Ok. Io rosa perché comunque... Beh, no, non i compleanni di solito sono rosa. Allora, per favore, metti un puntino rosa anche sul il 21 settembre. Sposta un po' perché... Sì, segni Diego Passoni e Nico Vignali. Sì, poi e Filippa Lagerbach. Con la fine dell'estate. Ok. 17 marzo il mio, ma tu quindi... Un attimo, devi girare. Sì. Allora, girare. Sì, sì, no, girato, vai. 17 marzo. Perfetto. Già, è per alle spalle. Tu... devo anche zoomare, quindi io ora sono a settembre, mi giro e devo andare verso marzo. Certo. Perché ora vedo tutta la primavera. Ma però tu non ti perdi mai un appuntamento? Oddio, insomma. Cioè, non ti serve per ricordarti le cose? Vale. Ma no, in realtà no, è solo quando se ne parla e lo visualizzo in questo modo. Bello. Lo visualizzi a occhi aperti o occhi chiusi? Occhi aperti. Scusami. Nella mia testa in automatico così, ma penso che sia una cosa legata al sai quando all'elementare studi mesi e nella mia classe erano appesi sulle pareti. Più, però anche nelle altre classi e poi perché anche noi altre... ti spiego, noi abbiamo o il calendario dei pompieri nudi tanto o per i pompieri, i rugbisti nudi o i calottisti nudi o i preti vestiti ma boni, perché sì, noi ti diciamo sempre i calendari che abbiamo in ufficio noi, che scusa compra Diego, sì, compro io sostenendo le associazioni, certo, che sono tutte certo, benefiche Diego, sì, perché tanta beneficenza quella, certo. Se potessi ne farei anche di più, lo so Diego, ecco. Tecla, quando entri in quel calendario, sì, fa freddo? No. Ok. Sta bene, temperatura no, ambiente. No, ma è proprio, cioè, se tu ora mi dici, senti, guarda, non so, cosa si fa il 31 novembre? Aspetta che te lo chiedo. Senti, Tecla, ma cosa si fa a novembre? Il 31. Okay. Il 31. Il 31, allora... Gennaio ce l'ho alle spalle, marzo ce l'ho a sinistra, mi giro verso destra, nella mia testa, e zoomo sul 31 ottobre. Okay. E quindi mi avvicino e dico ok, va bene, controllo che giorno è, sono onnisciente, e si forma dove è il weekend. Ma scusa, se controlli vedi anche se è lunedì, tipo? No, così no, devo controllare, okay. Cioè, so, una volta che so che giorno è, poi quando lo vado a visualizzare... Okay. Sì, sì, costruisci sì, la settimana prima e dopo, esatto, certo. Esatto, cioè tipo ora un viaggio di qualche giorno a maggio, so che giorni sono, quindi quando penso a maggio vedo sempre quei tre giorni che sono di colore verdi.
Verdi. Allora, se non ti spiace, Tecla, siccome mi trovo molto bene nel tuo calendario, starei qui dentro un attimo. Sì, anche perfetto. Se tu esci. Sì, eravamo il 31 novembre. Il 30 segna il compleanno di mio papà. E con questo ci saluto. Ma novembre ha solo 30 giorni. 30 giorni a novembre. Lei ha detto 31 novembre, l'ha detto lei. No, non 31 l'ho detto... ottobre, parlavo di Halloween. No, l'ha detto prima novembre, poi si è corretta, perché ha guardato bene. Okay. Ciao Tecla, grazie. Grazie, sei stupenda. Stupenda. Ciao. 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 Mi scoppia la...